I said too much, I know your mind to lose. I had some dreams, I said some things to you. Bella a tutti, cioè, ci sono Filippi e siamo tornati a Funzione Indovinati Dove su Metro Nightmares. La puntata dell'ultima volta mi è piaciuto un casino, spero che sia la stessa altezza quella di oggi. Non so cosa dirvi, quindi buttiamoci subito nel vivo dell'azione con la nostra piccolo bimbo vestito con Funky Vision. Ci si becca dentro, bella a tutti, cioè. Eccoci qua ragazzi, siamo entrati in partita. Allora, il ciccione dovremmo avercelo lasciato alle spalle, diciamo. Però probabilmente lo ritroveremo davanti, che starà cucinando qualcos'altro di obbrobrioso da dare da mangiare poi, appunto. Bene, manca una chiave. Coglioni quando trova le chiavi. Oh cazzo! Cazzo, corri. L'avevo visto prima questo rifugio qua, infatti mi ha fatto pensare che c'era qualcosa che potesse non andare. Meno male che... Oh cazzo. Questo qua è l'altro... Oh cavolo. Cosa sta facendo? Cosa scuote questo? C'è del pesce là dentro? Formaggio. Minchia. Ha bisogno del formaggio sto schifo. Più un pezzo di coscia di maiale, eh? Un etto, grazie. Ciao, stronzo! Mi dire che sale su? Cazzo, è fissatissimo, mi vuole seguire. Mamma mia, sei brutto, ragazzi. Mamma mia, sei blebrucci. Oddio, mi sono cagato in mano. Come faccio a passare inosservato, scusatemi. Smetterà di affettare qualsiasi cosa stia affettando, no? Dai, dammi le spalle. Minchia, ma con chi è che se la sta prendendo con quella foga? Cazzo, lo sta squartando? Vabbè, io, raga, non so, non lo vedo. Non cambia posizione, rimane lì. Quello che cazzo di bestia è? Che schifo, si tocca sotto, ma cosa fa? Questi hanno qualche feticismo per il cibo, ne sono quasi certo. Mi vedrà qua sotto, secondo voi, ragazzi? Io spero di no. Guardate come palpa sulla carne. Che schifo, gli strappa l'interiore e poi se la mette in tasca. Collezionista di carcasse. La chiave, raga, l'ho vista adesso. Guarda che ci mette dentro le dita e si ciuccia il dito. Io penso che da lì non si muova. Ok, secondo me se schiaccio quel bottone tiriterà quella carne lì e lui verrà, penso, attirato verso di qua e creerò una finestra temporale per andare a rubare la carne.
forse adesso ne metto un altro pezzo dentro. È un bel casino. Ho perso la finestra temporale, ragazzi, che mi ero creato. Proviamo a vedere se riesco a rischiacciarlo senza carcassa all'interno. Andiamo, Stitch, andiamo. Che troia mi ha sentito! Corri, piccolo! Corri! Corri, adesso arriverà! Metti sta cazzo di chiave! Metti sta chiave! Metti la chiave! Entra! 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 Oh, cazzo! Nasconditi qua dentro, piccolo! Nasconditi qua dentro! Modo dovrò pure arrivarci lì, a meno che devo usare come rampa, forse me l'ho lasciata aperta, usare come rampa queste immondizie e saltare. Oddio, qua dove buttano i rifiuti, madò. Non è il posto migliore per una bambina, eh? Oh, una bambola da distruggere. Vai. Dai, prendila, lanciala. Lo so, non ho più pallida idea di cosa siano quelle bambolette. Bene, e ora? Ci sarà per forza un modo per uscire da qua. Dobbiamo solo trovarlo. Dobbiamo solo trovarlo! Eccolo lì. Come ci arrivo là sopra? Ah, arrampicandomi forse su quelle grate. Che stupido che sono. Ok, adesso siamo sotto la stanza in cui è entrato il ciccione. Andiamo un attimino un po' più avanti per esplorare la situazione e capire com'è. Ah, qua è dove... Oddio, sono entrambi i fratelli qua. Oddio, quello di destra, quello che lecca il pesce, madonna, è quello che mi fa più impressione, dai. Qui c'è un passaggino. Ma posso passare? No, non è chiuso. E di qua niente. Allora, potrei comparirgli fondamentalmente davanti, qua. Però non penso che... Non penso che non mi vedano, capite, raga? Secondo me questo qua è un trabocchetto, passagli proprio lì davanti. Mi porterebbe più vicino, naturalmente, alla zona in cui... zona in cui devo andare, però... Ecco, lo sapevo io che si spostava qualcuno. Ora proviamo, adesso che hanno cambiato il giro, a passare da davanti. Questa volta è la prima volta che dobbiamo affrontare due nemici contemporaneamente. Proviamo. Oddio! Questo che roba è? Può aver visto andare qua sotto, vero? Ti prego! Oh, ma va? Oh, via!
Questo qua è quello con la faccia più furba. Forse ho trovato la mia via. Quel nastro trasportatore fa cambiare il movimento dei cosi, li fa andare verso di là. Però a quanto pare non è qui che devo andare. Allora, naturalmente si esce da qui. Però sapete che non so se si è rimessa nella posizione di prima. No, no, no. Ok, ha cambiato il moto. Cazzo, sto camminando sui piatti, porca puttana, sui piatti rotti, non me ne ero accorto. Dal lancio ho tirato una mega ciccata sul mio nuovo schermo, figa, l'ho sporcato! Spegni la torcia! Sono matto? Sono matto? Sono matto! Dov'è il nastro? Parte dall'indietro. Dai, torna di là. Faccia sveglia. Porca miseria. Il nastro parte da qui, quindi io penso che debba arrampicarmi a questo punto sui piatti e prenderlo al volo. Cazzo, 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 corri! Corri! Non so dove sono! Eccoci qua, ragazzi. Ora dobbiamo aspettare soltanto che i due si spostino in modo tale da cogliere l'occasione per appunto arrampicarci sui piatti e sperare di prendere il gancio questa volta, a differenza di prima che abbiamo fatto una brutta, ma brutta murata bene. Eccoci qua, ragazzi, l'abbiamo preso! Ci siamo! Ci vogliono! Sono presi malissimo! Guardate come ci vanno ad aspettare in cucina! Scendi di me! Coglione! Oh cazzo! Lì ce la fa a prendermi. Oh, ma io mi sgancio prima. Oh, cazzo, madonna mia! Coglione, non ce la fai a prendermi. Dio di puttana. Stai arrivando l'altro. Oh, cazzo, mi ha preso. Corri! Corri! No! Porca troia, porca troia, porca troia! Vaffanculo, ma... Corri piccola, corri piccola! No! Stiamo facendo, mi ha mangiato. Cazzo, cazzo, c'è un pezzo. Ma puttana! Ma prima ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta prima, figa! Thank you.
Dai, piccola, dai, ti prego. Ma perché non si aggancia? Perché? Perché? Perché non ti agganci? Ti prego, agganciati! Agganciati! Sì! Ce l'abbiamo fatta, raga! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Grande Grimi! Ragazzi, io per questa puntata vi saluto. È stata, soprattutto la fine, emozionantissima. Tanta roba. Queste urla di sottofondo non promettono per niente bene. Ci si becca la prossima puntata. State connessi perché questa serie è davvero fantastica. Ci si becca la prossima. Bella a tutti. Ciao.